ringraziamo il dottor Francesco Sottosanti che ha contribuito alla ristrutturazione dell'home page della testata giornalistica travelnews24.it, il nostro portale. Che cosa ne pensa di questa collaborazione? Travel News 24 è un portale online nel turismo che non è da tanto che è sul mercato, ma ci voleva, mancava un soggetto così attivo e così vivo sul panorama turistico della comunicazione web. Il master che noi contribuiamo a organizzare e sponsorizziamo da 4 anni e gli studenti in particolare della 4ª edizione abbiano avuto modo di contribuire a un progetto di revisione di restyling del sito ci rende molto felici, molto orgogliosi. Così li abbiamo aiutati e supportati in questo per portare quello che è la visione di persone giovani al passo coi tempi sul web e con i social, ma contemporaneamente formati nel mondo del turismo e quindi consapevoli di quello che si va a comunicare all'interno di un sito web e di un giornale web, consapevoli che la comunicazione dovrebbe trovare più proselitismo sul mercato, cioè i giovani e anche i meno giovani che frequentano il web dovrebbero trovarsi ancora meglio nel avere informazioni e nel credere alle informazioni che leggono sul web, che ascoltano sul web. Siamo qua per farvi vedere cosa è nato dalla collaborazione tra il vostro master della Bicocca e Travel News 24. Siamo andati oltre la vostra proposta che doveva essere solo dal punto di vista enogastronomico e ho ampliato la vostra ricerca un po' a tutte le altre nostre rubriche, per cui la prima cosa che vedrete è che il vostro suggerimento di chiamare la nostra rubrica Travel Food l'abbiamo ampliato anche a tutte le altre nostre rubriche. Qual è stato il suo ruolo? Allora, abbiamo insieme cooperato per la rivalutizzazione appunto del sito, per ricreare la rubrica food, travel food di Travel News 24, a partire dal naming e poi la strutturazione delle novità all'interno del sito, appunto, dalla creazione fino alle appunto proposte fatte. Noi abbiamo un po' tutti lavorato nella parte creativa del lavoro, dando degli spunti in diversi momenti di come analizzare il sito e anche come formulare nuove proposte. Quella che mi ha fatto particolarmente piacere e che è stata proprio una che si è occupato il mio gruppo è stata appunto la parte green, che è appunto dare molta enfasi da qua in avanti al turismo green e comunque alla sostenibilità. Questo non solo dal punto di vista mercatologico, ma anche dal punto di vista etico. Volevo ringraziarvi per l'aiuto che ci avete dato, fondamentale in questi mesi. Grazie.